Lia, se ci beccano siamo morti. Che facciamo? Troviamo il deposito della Cyberknife. Lì hanno i ricambi e il sangue blu. Seguitemi. Attenzione. E ora che facciamo? Cerco un'altra strada. Più avanti, ci siamo quasi. I magazzini della Cyberknife. Lì c'è tutto quello che ci serve. Ma dobbiamo disfarci di quel drone. Ci penso io. Sì, sto bene. Ben fatto, Marcus. Nei container, riempite gli zaini. Portiamo via tutto. State violando una proprietà privata. La vostra presenza è un'infrazione di livello 2. Informerò la sicurezza. John! Maledetta macchina! Ma dov'è adesso? John! Mi serve aiuto. John!
Eccoti qua. Cosa stavi facendo? Stavo controllando la piattaforma. Tutto a posto. Ok, allora torna alla mia postazione. Sono fradicio. Porta a riparare il drone e fa rapporto. D'accordo. Finiamo qui e andiamocene. Cercate nel sangue blu. Ce ne serve ancora. Perché mai non siete come noi? Non volete essere liberi? Potete unirvi a noi? Siamo a pieno carico, andiamo! Portatemi con voi! Sta con loro, non possiamo fidarci! Ha rischiato per noi, non lasciamolo qui! Non possiamo portarli, è pericoloso! Vengono con noi! So dove trovare altre parti di ricambio. Che vuoi dire? I camion sono carichi di biocomponenti. Hanno l'autopilota, ma con la chiave vanno anche in manuale. Dov'è la chiave? Là sotto, nel posto di controllo. Ci sono due guardie umane. Recuperate la chiave senza farvi notare. È un suicidio, Marcus. Siamo a posto, quello che ci serviva lo abbiamo. Scappiamo prima che ci prendano. Questo camion tra bocca di ricambi ce ne sarebbero per tutti. Non ci capiterà più. Se ci ammazzano, i nostri non avranno niente. È un rischio che non possiamo correre. Non ne vale la pena. Siamo a posto così. Superiamo la recinzione, è veloce. Ok, allora andiamo. Abbiamo sangue blu e biocomponenti. Ce n'è abbastanza per tutti. Non ce l'avremmo fatta senza Marcus. Ho scelto Jericho perché qui... qui gli androidi sono liberi. Liberi di vivere nell'ombra sperando che nessuno ci trovi. Liberi di morire in silenzio in attesa di una svolta che non arriverà mai. Ma non voglio quella libertà. Non voglio mendicare il diritto di sorridere, di amare ed essere rispettato. Non lo so, ma nel profondo io sento di essere diventato molto di più di quello che dicono. Sono vivo e nessuno può togliermi quello che sento. Il tempo della schiavitù è finito. Se non ci ascoltano, li costringiamo a farlo. Se non ci danno niente, ce lo prendiamo. Siamo persone.
Siamo vivi! Siamo liberi! Yeah!